Questa è la mia pasta al forno bianca. Ma quanto è buona! Fai scaldare l'olio in una padella. Aggiungi l'aglio schiacciato, fallo soffriggere per un minuto, poi aggiungi dei carciofi in barattolo, scolati dal loro liquido, piselli congelati, una tazza d'acqua, sale e pepe nero. E cuoci a fuoco medio per circa 10 minuti, girando spesso. Nel frattempo, metti a cuocere la pasta. Trasferisci metà dei carciofi e dei piselli dentro un robot da cucina. Aggiungi metà del parmigiano, metà della ricotta e il succo di mezzo limone. Poi frulla fino ad ottenere una salsa cremosa. Adesso trasferisci la salsa in una bowl, poi scola la pasta, ma ricordati di conservare una tazzona di acqua della pasta. Aggiungi la pasta alla salsa di carciofi, un pochettino di acqua della pasta, dai una mescolata fino a che i rigatoni sono ricoperti di salsa. Adesso trasferisci la pasta in una pirofila leggermente oliata. Ricopri la pasta con i rimanenti carciofi e piselli, un pochettino di acqua della pasta sopra per non farla asciugare in forno, poi copri con la ricotta rimanente, un po' di parmigiano grattugiato sopra e della mozzarella fatta a pezzetti. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti o fino a che il formaggio si squaglia e diventa bello rosolato sopra. Facile, no?